Bentornate e benvenute, più che altro io, bentornata. Scusatemi per la mia assenza forzata, ecco, diciamo così, tra virgolette, dal canale, ma chi ha continuato a seguirmi avrà notato che la mia assenza è relativa, nel senso che è durata solo per quello che riguarda il video. In realtà l'inverno mi ha portato un po' di malinconia, non è stato proprio un inverno molto facile da superare, ma con l'arrivo della bella stagione penso che un po' ritorneremo a vederci. Ecco che dire, chi mi ha seguito anche, chi mi segue anche sul blog sa che in questo periodo, circa un mese fa, ho fatto i miei tatuaggi. I tatuaggi che vi avevo accennato di dover fare e che ho in realtà fatto. Volevo mostrarveli, ma mi sono resa conto che non sono ancora tutti perfetti, quindi c'è qualche ritocchino da fare, ma soprattutto perché quello dietro la schiena è un po' complicato farlo, nel senso mostrarvelo, nel senso che dovrei togliermi la maglietta, quindi fare lo spogliarello sinceramente su YouTube non è tra le mie priorità. Quindi al massimo vi posterò anche sul canale di YouTube le foto col tatuaggio dietro la schiena. Ma se andate a vedere il mio blog o le altre pagine, la pagina Facebook, troverete lì tutte le foto del tatuaggio che ho fatto. In anteprima posso farvi vedere questo piccolino che non ho messo la pomatina, come si può vedere, ma è ancora tutto impreciso perché ha fatto la crosta e una volta guarito dovrei andare a fare il ritocchino. E la mia piccola rondinella. Posso farvi vedere anche la scritta, che letta al contrario significa, cioè non letta al contrario, probabilmente voi la leggerete al contrario, ma significa c'era una volta me stessa. Dopodiché possiamo andare avanti. Il mio rientro nel canale YouTube mi mette un po' di agitazione e per evitare che la metta anche a voi, rientro con un bel giveaway. È da tempo che preparavo questo giveaway, circa 2 mesi fa, se non erro, avevo accennato che ne avrei fatto uno, nell'eventualità che la pagina Facebook avesse raggiunto i 100 mi piace. In realtà, ragazze, devo essere un po' onesta, devo essere onesta con voi, un po' delusa lo sono perché il mio canale, la pagina YouTube, scusatemi, la pagina Facebook si è fermata a circa 91-92 iscritti, il che mi fa piacere per quelli che lo hanno fatto, ma un po' mi ha deluso perché nell'arco dei 2 mesi, sinceramente, pensavo di doverli raggiungere. Questo mi mette in allarme, nel senso che non do la colpa a voi, ma penso solamente che sia una mancanza mia. Nel senso che è probabile che il mio canale e la mia pagina Facebook non siano tanto interessanti da poter indurre chi è dall'altra parte ad iscriversi. Quindi nessuna preoccupazione, semplicemente è un rimprovero nei miei confronti, cercherò di fare di più in modo da rendere la pagina Facebook e il mio canale un po' più interessanti, in modo da indurvi a partecipare di più. Come potete vedere è cambiato un po' l'ambiente alle mie spalle, ho dovuto cambiare un po' la postazione per poter continuare e farvi capire e vedere quello che ho intenzione di fare. Come dicevo prima, ho intenzione di riprendere da dove avevo lasciato, quindi vi avevo promesso che al centesimo iscritto, quindi al centesimo mi piace della pagina Facebook, avrei indetto un giveaway. Bene, è quello che faccio oggi. Andiamo prima con l'illustrazione dei premi, quindi vi faccio vedere, vi mostro quello che sono i premi. Avevo messo in palio questa piccola salvietta di Avon 1 e 2, è un completo di due salviette. Sono in spugna, in ottima spugna, quindi questo insieme al prodottino Avon.
che vi avevo detto, ed è la Cipria Color Trend, la Translucent Tan, quindi la versione leggermente più scura, che va bene con l'estate. Ecco qua. A questo aggiungo una serie di campioncini, tra cui partiamo subito Iris Bianco o de Toilette di Bottega Verde. Ovviamente poi posterò una foto del premio completo. Latte solare super abbronzante di Bottega Verde e fluido idratante pre e dopo sole, sempre di Bottega Verde. Due fondotinta di Barbara Bort, tutti e due il numero 1. Una crema per le mani di Veleda. Un profumo Laura Biagiotti, Mistero di Roma. Un campioncino crema mani nutriente idratante di Natura Equa, ve ne ho parlato in passato. Crema anti-età da giorno di Avon. Una maschera idratante di La Roche-Posay. Un altro fondotinta No Transfer di Estée Lauder. E per finire una nuova crema di Shiseido. E questo qui, guardate, è il Bio Performance, è questo. E in più due campioncini di dentifricio Curacept, che praticamente vanno bene, è un prodotto farmaceutico ovviamente, non ecco qui, sono due da usare eventualmente non quando ci sono patologie, ma come il colluttorio, ecco, un dentifricio che va usato quando si hanno le gengive rossate e tutto il resto, questo qui. Da aggiungere, e vi dico perché, tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso va bene, e vi spiegherò anche le regole, se seguite tutto quello che vi dico avrete anche diritto ad un altro regalino, che è questo qui, di Avon. Guardate, farò anche questa volta un'unica vincitrice. Questo è un bellissimo orologio di Avon, guardate, ovviamente ha la pellicoletta in fondo, spero di farlo vedere. Dovete scusarmi se non c'è molta luce, proverò a... vediamo un po' se riesco qua, ho alzato leggermente la tapparella, spero che gli altri premi si siano visti. Vi farò vedere, questo è l'ultimo premio, è un orologio di Avon, come vedete con la cinghietta in metallo, è leggerissimo, vi faccio vedere come è indossato, ovviamente è nero, colore moda che potete mettere tranquillamente, indossare, ecco qua. Questo, per ottenere questo orologio, mi serve un punteggio in più, ossia, oltre al solito mi piace su sulla pagina Facebook, dovete anche mettere, dovete anche andare a vedere il mio blog e quindi iscrivervi al blog e, se necessario o se credete, ovviamente vi dà una chance in più, andare anche sul mio canale YouTube, vi metterò sempre il link, e iscrivervi al canale YouTube. Quindi per me è molto importante il canale YouTube, l'iscrizione, ripeto, la pagina Facebook e il blog personale, e vorrei questa volta interagire con voi, cioè mi piacerebbe che qualcuno di voi mi facesse delle domande, chiedesse delle informazioni, voglia sapere qualcosa di me, perché ho necessità insomma di confrontarmi con voi. Ragazze, spero di avervi detto tutto e di non aver dimenticato niente. Eventualmente controllate sempre l'info box sotto il video, perché dovendo scrivere qualcosa che ho dimenticato, cercherò di inserirla sotto l'info box. Per il momento vi saluto,
Spero che in tanti mi seguirete. Alla prossima!